Alessandro, sapevate che sarebbe stata una partita complicata, siete venuti comunque a giocarvela contro una squadra forte, molto forte, con i vostri mezzi, una gara sbloccata in maniera casuale, si può dire sì, casuale? Dai, diciamo, primo tempo ci siamo fatti due gol da soli, il primo sul mio errore, il secondo e il terzo anche su un disimpegno sbagliato, diciamo sul 3-0 la partita era abbastanza già compromessa al primo tempo, sappiamo loro sono una squadra importante in questo campionato, noi come detto abbiamo tante difficoltà, ci mancano dei ragazzi, ma veniamo con un spirito e voglia al campo, ci mettiamo tutta insomma. Vedo comunque tanta voglia di fraseggiare anche con i problemi, qualcosa vi è riuscita, qualcosa un po' meno, anche lo sviluppo del gioco con i lanci lunghi però può portare a qualcosa di buono, vi è mancata una punta oggi, è mancato proprio un riferimento. Sì, quello sicuramente è il nostro limite anche nello scorso campionato, nella serie cadetta insomma, dove ci siamo guadagnati questa promozione, avevamo questo problema, continuiamo a averlo, ma sappiamo come tu, le nostre caratteristiche, ci abbiamo anche degli esterni veloci, è la nostra caratteristica di squadra e puntiamo molto anche su quello. E come detto, di fronte a delle assenze, veniamo qua, il campionato è lunghissimo, lo sappiamo, abbiamo avuto due scontri subito molto importanti contro delle squadre forti, purtroppo siamo rimasti a 0 punti, ma il campionato è lunghissimo. Grazie Alessandro Camerini. Grazie a voi.